Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi faccio un altro video in collaborazione con il gruppo Facebook The Fashionist Girls. Questo è il secondo video che faccio in collaborazione con loro. Sono molto contenta di avere di nuovo questa opportunità. Vi lascio ovviamente in descrizione il link del gruppo Facebook e di tutti i canali che partecipano a questo video, che sono veramente tantissimi. Quindi, cominciamo subito. Il video di oggi riguarda i miei 10 complementi d'arredo. Quindi, io vi mostrerò quelli che per me sono i 10 oggetti, diciamo, che arredano la mia casa e che sono i miei preferiti, che mi piacciono di più. Allora, il primo che voglio farvi vedere è un orologio che ha fatto mia mamma. Lo ha realizzato lei in cartapesta ed è un orologio a forma di uovo. Così vedete che ha la parte bianca, la parte centrale che è il tuorlo dell'uovo e le lancette, poi dietro ha un meccanismo molto semplice, quindi insomma io questo lo tengo appeso in cucina ed è appunto un orologio che insomma avendo realizzato mia mamma personalmente con le sue mani ovviamente mi piace molto, ci tengo molto, quindi insomma questo è il mio orologio della cucina. Passiamo poi al secondo elemento d'arredo, è sempre un orologio e ci tengo tantissimo perché ha un grandissimo valore affettivo, era di mia nonna. È un orologio vintage perché è credo degli anni 70, era la sua sveglia, questa la teneva sempre sul comodino e io ci tengo veramente tanto perché mi ricorda tantissimo mia nonna, quindi devo dire che anche se con l'arredamento di casa mia in realtà c'entra poco, io ho voluto comunque tenerla esposta in casa perché insomma ci tengo veramente molto. È una sveglia vintage, proprio credo sia proprio degli anni 70, dietro ha le sue rotelline per regolare sia la sveglia che l'ora. Questo è il tasto di accensione e spegnimento, questo tasto qua. Insomma, questo ha un grande valore affettivo, quindi non poteva mancare in questo mio video. Poi andiamo avanti con un altro oggetto che mi piace tantissimo, che è questo. Parliamo sempre di un altro orologio. Ho tantissimi orologi, ragazzi, ve lo dico subito. Questo è un orologio particolare perché ha il barometro al suo orologio e questa cosa che vedete a fianco è praticamente un sistema che serve per misurare la temperatura che c'è nell'ambiente. Quindi quando c'è più caldo o più freddo, a seconda, queste ampolline che voi vedete qua dentro praticamente salgono o scendono. Insomma, anche questo mi sembrava un oggettino veramente originale, particolare, me l'ero fatto regalare per il mio, per, no, per Natale, non per il compleanno, me l'ero fatto regalare per Natale qualche anno fa, perché mi piaceva tantissimo e questo è un altro oggetto d'arredamento. Poi cambiamo genere, vi faccio vedere questa volta un quadro che ha fatto mia mamma sempre, che è un quadro che è grosso, enorme, ragazzi, io ve lo dico, mi piace moltissimo ed è questo, è abbastanza lungo, abbastanza, diciamo, occupa tanto spazio e rappresenta un corteo nuziale. Io spero che voi lo vediate, comunque rappresenta un corteo nuziale, come vedete c'è la chiesa, ci sono gli sposi e poi c'è il corteo, appunto, le persone che vanno dietro agli sposi. E questo lo ha realizzato mia mamma, credo che abbia preso come esempio un quadro forse famoso, io non vi so dire assolutamente di chi, però lei poi lo ha fatto, diciamo, a modo suo, quindi lo ha rivisto, lo ha ridisegnato e lo ha fatto a modo suo. Ed è un quadro che mi piace tantissimo e lo tengo in camera da letto. Poi invece nel disimpegno, diciamo che divide il salone dalla camera da letto, io tengo una lampada e uno specchio che anche in questo caso sono stati realizzati quando mia mamma aveva il negozio. Io in questo caso non mi ricordo se li ha fatti mia mamma o se li aveva fatti la sua socia che lavorava con lei in negozio, quindi non mi ricordo chi delle due lo ha realizzato, però insomma comunque è stato fatto nel loro negozio ed è veramente bellissima. E si tratta di questa lampada. Questa è una lampada normalissima che ha la parte sotto, come potete vedere qua, in ceramica.
con una base in legno con questa rifinitura dorata, come potete vedere, e ha questo grande fiore. Io ve lo avvicino così lo vedete, ha questo grande fiore sulla base della lampada, quindi insomma è una lampada veramente bella e mi piace molto perché abbinata alla lampada c'è lo specchio, che anche questo è stato realizzato a mano quando avevano il negozio, e come potete vedere c'è lo specchio che ha questa cornice con i fiori, sempre fatto in ceramica, ha questo grande fiore sotto, poi vedete anche sopra, comunque la cornice praticamente a metà. Adesso, essendo uno specchio, voi state vedendo anche tutto il mio televisore, la mia libreria, perché insomma si sta rispecchiando, però insomma questa comunque è la cornice dello specchio, che è fatta in questo modo e si abbina alla lampada che vi ho fatto vedere prima. Poi un altro oggetto che mi piace tantissimo e che arreda la mia casa è questo piccolo quadretto con l'elefante. Io adoro gli elefanti, mi piacciono tantissimo, li collezionavo un tempo quando avevo più spazio, però continuo comunque ad amare qualsiasi cosa abbia un elefante, quindi questo quadro mi piace moltissimo. E la particolarità è che viene dalle Hawaii, quindi dalle isole Hawaii, perché io ho dei parenti alle isole Hawaii e loro, sono mia cugina in particolare, mi ha mandato in regalo questo quadro per casa mia, quindi insomma mi piace tantissimo anche questo. Poi vi faccio vedere sempre un orologio, perché come vi dicevo ho tanti orologi, molto antico, perché si tratta di questo, che a molti non piace perché ha uno stile barocco, quindi è uno stile molto molto vistoso e sfarzoso, però a me, che sono una megalomane, perché diciamo la verità, a me piace moltissimo questo stile, quindi anche questo orologio. Ovviamente sono quegli oggetti molto molto particolari che vanno posizionati in un angolo della casa particolare, perché insomma comunque sono quegli elementi proprio antichi che hanno una particolarità insomma di questo genere, quindi insomma non è che vada bene messo ovunque nelle case di chiunque, però insomma anche questo apparteneva a mia nonna e io ho voluto in qualche modo sistemarlo in casa. Poi voglio farvi vedere gli ultimi due oggetti d'arredamento, che non posso portarveli qua sul divano perché sono troppo ingombranti. Si tratta di un orologio a cucù e di una pendola. L'orologio a cucù l'ho acquistato nella Foresta Nera durante un mio viaggio. Io non avrei mai pensato che avrei acquistato un orologio a cucù, ma devo dire che quando sono arrivata lì sono rimasta letteralmente affascinata da questi orologi fatti a mano in legno, erano veramente meravigliosi e ho voluto comprarmi questo orologio. Vi porto a vederlo, perché veramente staccarlo e portarlo qua era un po' troppo macchinoso, quindi insomma andiamo a vedere il mio orologio a cucù. Ecco qua ragazzi, questo è l'orologio a cucù di cui vi parlavo. Come vedete è tutto realizzato in legno, è fatto a mano. Adesso il cucù uscirà ovviamente quando l'orologio farà le 9. Io adesso ve lo sposto a mano per farvi vedere. Ecco, questo era il mio orologio a cucù, come avete visto è molto particolare, e adesso volevo farvi vedere anche la pendola. La pendola apparteneva ai miei nonni, anzi addirittura credo che fosse dei genitori di mia nonna, quindi insomma è molto molto antica, è molto grossa, è una pendola a muro, quindi io l'ho voluta lasciare appesa al muro perché tirarla giù era veramente una cosa impensabile. Ovviamente io la tengo spenta perché altrimenti partirebbe la pendola e fa un casino allucinante, credo che i miei vicini di casa potrebbero strangolarmi, quindi io la tengo spenta, però insomma voglio farvela vedere perché comunque è un elemento d'arredo. Quindi andiamo a vedere anche la mia pendola. Ecco, questa è la pendola di cui vi parlavo, ve la faccio vedere un po' nel contesto della casa. Vedete, io la tengo qua, c'è questo arco, insomma qui c'è il piccolo ingressino con l'orologio a cucù che vi ho fatto vedere prima, e questa è la pendola. La avvicino, come vedete è ferma perché non potrei comunque tenerla accesa, c'è il suo orologio e dentro c'è la sua pendola, che comunque è funzionante perché se io dessi la carica
poi funzionerebbe, però come vi dicevo preferisco tenerla spenta. Già che sono qui, vi faccio vedere un altro oggetto, anche se non fa parte dei 10 oggetti che vi ho presentato oggi, ma comunque molto carino. L'ha fatto mia mamma. È una mongolfiera in cartapesta, è semplicemente un elemento d'arredo perché la tengo appesa al soffitto. Non è una lampada, è proprio un elemento d'arredo così fine a se stesso. Ed è questa mongolfiera che mia mamma ha realizzato in cartapesta. Ed è molto carina, visto che è vicino alla pendola, volevo farvela vedere. Ecco, questi erano i miei 10 elementi d'arredo preferiti. Io spero, insomma, di avervi fatto vedere qualcosa anche di un po' originale, non le solite cose, i soliti oggetti, ma anche qualcosa appunto di realizzato a mano, quindi un po' particolare che non si trova nei negozi. Vi invito ad andare a vedere il video anche delle altre ragazze del gruppo The Fashionist Girls, trovate tutto in descrizione, quindi mi raccomando, andate a visitare anche i loro canali. Io vi do appuntamento al prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Un bacio a tutti!